Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Giukas tira le somme del suo percorso nella casa e ammette di essere dispiaciuto che l'esperienza sia ormai a un passo dalla fine. Altri tre giorni abbiamo. Sai che mi dispiace veramente tanto? A un passo dalla finale i VIP si godono gli ultimi giorni nella casa che li ha accolti per sei lunghi ed emozionanti mesi. Se qualcuno non vede l'ora di ritornare alla propria vita, qualcun altro inizia a provare un po' di malinconia per la fine di un'esperienza che nel bene o nel male ha segnato la loro esistenza. Giukas è uno dei concorrenti che più ha goduto dei giorni di reclusione, vivendo ogni istante al meglio e senza mai perdere il sorriso sulle labbra. Proprio a lui, l'idea di abbandonare la casa e tornare alla frenesia della vita quotidiana, non fa venire il sorriso sulle labbra, l'unica gioia sono mio figlio e mio nipote. Punto non ci posso pensare che sono sei mesi, non mi sembra vero continua il paragnosta, incredulo di aver trascorso così tanto tempo nelle mura accoglienti della casa più spiata d'Italia. È stata una bella avventura, un esperimento riuscito dice, ricordando tutte le emozioni che ha vissuto in compagnia dei suoi coinquilini, sono stato amico di tutti, non c'è stato niente di negativo. Per Giukas partecipare a Cancelletto GFVIP è stato un modo per trovare una nuova linfa, rigenerarsi e riprendere in mano la sua vita con un entusiasmo diverso e ritrovato e per questo la casa e i suoi compagni gli mancheranno più di quanto avrebbe potuto immaginare. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.